Parliamo ora di durata dei suoni. Dopo aver consultato il fascicolo numero 2 e l'audio cassetta numero 2, cominciamo i nostri esercizi ritmici di pennata alternata con il plettro. Questo è il plettro, si tiene tra il pollice e l'indice della mano destra e deve percuotere le corde. Occorre dare al polso un movimento pendolare e per incominciare cercheremo di lavorare soltanto sul micantino. Mandiamo il metronomo e sentiamo come il polso si mette a sincrono con il metronomo. Questo è il movimento degli ottavi e questo è il movimento dei quarti. Uno ogni due, così come riportato nella tabella dei valori. Bene, ora possiamo iniziare con l'esercizio numero 2 che comprende, oltre agli ottavi e i quarti, anche le note di due quarti, quelle palline vuote con la gambetta. Bene, passiamo ora all'esercizio numero 4. Infine la corona, quel segnetto che trovate alla fine della misura è la corona, lasciate andare il suono quanto vi pare. Lascio a voi quindi gli esercizi dal numero 5 al numero 10, ricordandovi che il numero 10 ha un piccolo problemino che è quello dei salti di corda, ovvero il plettro che salta da una corda all'altra. Consultate bene l'audiocassetta e risolverete questo problema con grande facilità.